Il ministero ha sottratto i fondi per la bonifica di Bussi, un'ulteriore beffa ad un territorio martoriato dopo i numerosi ritardi per la sanificazione della più grande discarica chimica d'Europa. Il Ministero dell'Ambiente ha chiuso la contabilità speciale dove erano i 50 milioni previsti per la bonifica e la reindustrializzazione dei siti di Bussi e ha riassegnato le somme a favore del Ministero dell'Economia. Un fatto gravissimo, dicevo. Voglio ricordare che queste somme erano state prese dai fondi per il terremoto e attraverso una legge, la numero 10 del 26 febbraio del 2011, erano stati destinati al territorio di Bussi affinché si potesse procedere alla bonifica e alla reindustrializzazione di quei siti. Con questo atto fatto dal Ministero è chiaro che la possibilità di avere un territorio bonificato e reindustrializzato diventa sempre più problematico. E non è finita qui. Altro stop alla bonifica arriva dall'intenzione del Ministero di annullare il bando del 2018 tramite cui si assegnavano i lavori di bonifica. Benché tramite il bando si era individuato chi dovesse procedere alla bonifica, il contratto non è mai stato firmato e adesso lo Stato se ne lava le mani mentre il Comune annuncia che procederà per vie legali. Il Ministero mi ha comunicato alcuni giorni fa che questa settimana procederà a fare l'annullamento della gara. A questo punto è scontato che l'amministrazione dei Bussi procederà per vie legali. I 50 milioni che oggi spariscono dall'orizzonte di Bussi provenivano dal fondo per il terremoto dell'Aquila ed erano destinati alla bonifica e alla reindustrializzazione della Val Pescara. I lavori sarebbero potuti partire subito e, secondo la sentenza del Consiglio di Stato, sarebbero dovuti essere risarciti dalla Edison, individuata come responsabile del disastro ambientale. Il Ministero non tiene conto del fatto che a giugno del 2018 la provincia di Pescara ha individuato il responsabile dell'inquinamento in Edison ha fatto ricorso al TAR, il TAR alla regione e alla provincia di Pescara, Edison ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ha dato ragione alla provincia di Pescara, non ci sono più alibi, il Ministero poteva immediatamente dare inizio ai lavori e invece non l'ha fatto. Adesso non è dato sapere quando finalmente ci libereremo delle tonnellate di piombo, mercurio ed altre sostanze tossiche seppellite nel cuore della nostra regione, mentre l'area metropolitana di Pescara rimane quella con una maggiore incidenza di tumori ed altre patologie riconducibili a questo inquinamento. Io credo che il progetto finale di Edison sarà o una messa in sicurezza permanente o un tombamento, il che significa che quei terreni che saranno coperti da un telo non potranno più essere utilizzati per la reindustrializzazione.